Che tutte le persone con cui parlo e che mi raccontano la loro esperienza al Richmond Forum è un'esperienza sorprendente, è un'esperienza estremamente curata e tante persone, come ben sapete, tornano più volte per il piacere di vivere questi 3 giorni e ritrovare persone che conoscono e fare amicizie nuove che poi si possono anche tradurre in nuove occasioni e opportunità di business. Sono sicuro che il futuro dei social media potrà solo essere legato a 3 punti. Il primo punto è la qualità dei contenuti, il secondo è la certezza delle metriche e il terzo è la trasparenza sulle informazioni. Basti pensare che tutto quello che sappiamo della storia dell'uomo, dall'origine dei tempi agli anni 90, è riassumibile in 5 exabyte di contenuti. Questa stessa quantità la andiamo a riprodurre sul digital ogni 2 giorni, quindi siamo sommersi di contenuti. Ovviamente alla crescita esponenziale della quantità dei contenuti sta calando la qualità. Il futuro dunque sarà qualità dei contenuti. Certezza delle metriche semplicemente perché le piattaforme più volte hanno dovuto rettificare il modo in cui calcolano alcune metriche e quindi sono favorevoli alla creazione di tavoli per il controllo di come le piattaforme valutano alcuni indicatori. Il terzo, trasparenza delle informazioni, perché gli utenti che utilizzano queste piattaforme devono sapere in maniera chiara e certa come i dati vengono utilizzati. Mentre qualche anno fa l'e-commerce era solo una parte marginale, adesso effettivamente sta ottenendo un ruolo predominante, molto strategico, per cui credo davvero che sia un'importante opportunità da cogliere per tutte le aziende che fanno retail. Credo che quello che possa fare la differenza sarà quella di avere un prodotto che sia comunicato in modo sempre più efficiente, in modo sempre più qualitativo e coinvolgente per il cliente, ma anche quello di poter avere dei servizi che possono rendere dall'esperienza online l'esperienza, trasformarla in offline in modo rapido ed efficace. Nel mondo dell'e-commerce dobbiamo assolutamente rimanere sempre aggiornati, sempre fare approfondimenti, seminari, workshop, sia in aula che online. A chi lavora nel mondo dell'e-commerce consiglierei di provare e fallire velocemente. Fare molte prove, un mercato è un mondo in continua evoluzione, non c'è molto di certo. Le esperienze degli altri esistono, ma a volte in mercati che sono molto differenti dai nostri, quindi bisogna provare su progetti di piccole dimensioni, magari fallire e riprovare più velocemente delle nuove esperienze.